I paragoni non sono sempre simpatici, ma pare che anche da queste parti, a Bova Marina, siamo sulla costa ionica reggina, Giotto abbia superato Cimabue, come per dire che l'avvocato Vincenzo Crupi, figlio del leggendario professore Pasquino Crupi, insomma, sta facendo il suo percorso. Beh, tanto ti ringrazio per le belle parole. Oggi ci sarà la cerimonia, si terrà la cerimonia di inaugurazione di una casa vacanza per persone con autismo realizzata su un bene confiscato che è stato assegnato al comune di Bova Marina. È il primo bene che il comune di Bova Marina, il bene confiscato che il comune di Bova Marina riutilizza per finalità sociali, quindi siamo orgogliosi di questo risultato. È il primo, non sarà l'ultimo, perché noi in questi 2 anni abbiamo anche svolto un'azione molto incisiva tesa alla valorizzazione, al riutilizzo di questi beni. Abbiamo già espletato la procedura, sempre con mediante un avviso pubblico, per l'assegnazione di un altro bene. Stiamo aspettando che la Commissione valuti le proposte pervenute, quindi per assegnarlo. 20 giorni fa l'Agenzia dei Beni Confiscati, l'Agenzia Nazionale, ci ha notificato il decreto di assegnazione di altri 6 appartamentini sul lungomare. Siamo in attesa dell'assegnazione di un altro bene che abbiamo richiesto. Riteniamo che il riutilizzo dei beni confiscati sia un segnale non solo simbolico ma anche tangibile verso la comunità, soprattutto verso i giovani, perché un bene confiscato che è stato sottratto alla criminalità organizzata, all'ndrangheta, viene riutilizzato per finalità sociali. Signor Sindaco, come informazione abbiamo seguito la sua campagna elettorale e lei sta mantenendo fede punto per punto al programma. Ma noi abbiamo fatto un programma non il libro dei sogni, ma un programma di cose che ritenevamo fossero necessarie per un riscatto della nostra cittadina, e tutte cose che si potevano e si possono realizzare con impegno, con volontà, con determinazione e con il contributo ovviamente di tutti. A Bova Marina c'è anche il presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria e ex presidente del Tribunale, il dottor Luciano Gerardes. Sì, buongiorno, sono contento di essere qui, partecipo in una qualità doppia, diciamo, da una parte come presidente del Tribunale, ex presidente del Tribunale, che ha avviato questa procedura di sequestro, naturalmente di confisca del bene, e dall'altro come organizzatore di un tavolo tecnico sui beni sequestrati e confiscati, dall'altro come un po' una specie di rappresentante di Civitas, che è un'organizzazione che si occupa dei diritti delle persone sociali più deboli, e qui ovviamente sono appunto nella doppia veste. L'ingegnere Marino non vuole essere definito un VIP, certamente è uno dei personaggi più in vista non solo della cultura della città di Melito Porto Salvo e del comprensorio. Buongiorno, grazie che siete venuti all'inaugurazione di questa casa. Non sono un personaggio, sono solo un umile servitore delle persone con autismo. Questi ragazzi avranno occasione, con questa casa che ci è stata assegnata dal Comune di Bova, avranno occasione di trovare un'accoglienza provvisoria
perché ce n'è tanto bisogno. Tenete conto che in Calabria si stimano 1000 persone con autismo bisognosi di residenzialità e ce ne sono solo 10 posti letto in tutta la Calabria assegnati alla Fondazione Marino. Questa è la proporzione. Noi con questa iniziativa che prende spunto dall'assegnazione di questo bene confiscato, quindi per noi è stato anche un'economia di scala, diciamo così, vogliamo dare una risposta nel nostro piccolo ai bisogni delle famiglie, i quali porteranno qui i propri figli, e questa è un'iniziativa che si sostiene da sé, perché la gestione di questa casa è a carico delle famiglie che porteranno i propri figli qui per un breve periodo o per un medio periodo secondo le loro esigenze. È una casa cosiddetta vacanze, ma non è da intendersi una casa per giugno, luglio, agosto, perché il concetto di vacanze per queste persone è più ampio, no? È un respiro, si chiama casa respiro, quindi può anche essere aperta tecnicamente 12 mesi all'anno. Ogni volta che ci sono persone che hanno bisogno di avere un luogo di residenza temporanea, noi li ospitiamo qui, le famiglie pagheranno l'assistenza e la retta per dare sostentamento a questa iniziativa. Con l'ingegnere Giovanni Marino però ha realizzato altre iniziative anche nel comune stesso di residenza, precisamente nella frazione Prunella. Sì, quella è il nostro primo nucleo, e la residenza nasce dalla mia esigenza personale di dare una residenza e un futuro ai miei unici due figli con autismo, quindi abbiamo costruito la fondazione, abbiamo avuto la fortuna di avercela accreditata. Però insomma, poi il mondo si allarga, la fondazione è una bella struttura, ma diventa una prigione per le persone che ci vivono, quindi il mio tentativo quasi spasmodico è quello di allargare i confini di questa prigione. Li abbiamo allargati già un anno e mezzo fa, quando abbiamo aperto la mensa solidale a Melito per dare da mangiare alla povera gente. In via? In via, non mi ricordo. Fratelli Rosselli o Catanzaro? Sì, da quelle parti, mi scuso che non mi ricordo. E abbiamo dato quindi una risposta, abbiamo allargato i confini della fondazione e abbiamo dato emancipazione ai ragazzi che erano in grado di svolgere un minimo di lavoro protetto. Adesso allarghiamo ancora l'orizzonte di questi confini, facendo in modo che i nostri ragazzi incontrino anche ragazzi che vengono da tutte le parti d'Italia. E poi ha delle cariche importanti all'interno dell'Associazione Nazionale. Sì, come genitore tantissimi anni fa, appena tornato dagli Stati Uniti dove vivevo e lavoravo, mi sono occupato di associazionismo e sono il presidente nazionale di tante associazioni. Una si chiama Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, siamo anche i fondatori insieme al Ministero dell'Istruzione di una fondazione che si chiama Fondazione Italiana per l'Autismo, che è nata per intercettare la raccolta fondi per la ricerca scientifica in Italia, e quindi ci diamo da fare per i diritti di queste persone che insomma non basta mai e hanno tanto bisogno di tutele che ancora non ci sono. Hanno trovato nell'ingegnere Marino veramente il personaggio giusto al posto giusto, le famiglie che si trovano purtroppo in questa situazione disagevole. Io faccio quello che posso, dico sempre quando qualcuno mi fa questo tipo di domanda che avrei preferito egoisticamente comprarmi una barca e occuparmi di pesca da diporto, però ho due figli e ho il dovere di genitore di provvedere al loro futuro e insieme ai miei figli di provvedere al futuro anche dei ragazzi che vivono nella fondazione. Thank you.
figlio dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare i ventenni, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, che tutti consola per mezzo del tuo Figlio nello Spirito Santo, guarda con affetto di predilezione ogni persona che soffre del corpo e dell'anima, e quanti prestano loro assistenza e aiuto. I malati, infatti, completano nella propria carne ciò che manca della passione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, e rendono presente in modo singolare la persona stessa del Signore. Egli si identifica negli infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questa casa, sulle persone che vi saranno accolte e su quanti si prodigheranno al loro servizio. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattia e di infermità del popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guarì. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e dalla Giordania. Supplichiamo con umile fiducia a Cristo Signore, che è venuto nel mondo per consolare gli afflitti e guarire gli infermi. Diciamo insieme: benedici Signore chi confida in te. Benedici Signore chi confida in te. Tu che sei venuto a curare gli infermi e a sanare i contriti di cuore, visita questa casa con la forza consolatrice del tuo Spirito. Benedici Signore chi confida in te. Tu che predicavi il Vangelo del Re, hai guarito il popolo da ogni malattia. Mostra a tutti la dolcezza del cuore. Benedici Signore chi confida in te. Tu che imponendo le mani sui malati, rimandavi la loro salute. Soccorri con il dono della tua grazia gli ospiti di questa casa. Benedici Signore chi confida in te. Tu che hai affidato agli apostoli la missione di curare gli infermi, esaudisci la preghiera della tua chiesa che implora per la loro sollievo e guarigione. Benedici Signore chi confida in te. Tu che hai promesso la divina ricompensa a coloro che in tuo nome visitano i nostri malati, donaci occhi e cuore per vedere e amare te e i nostri fratelli sofferenti. Benedici Signore chi confida in te. Sii benedetto Dio nostro Padre per i benefici che hai elargito in Cristo tuo Figlio. Egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze con la potenza dello Spirito Santo, e inviando i discepoli a predicare il Vangelo ordinò loro di visitare e curare gli infermi. Infatti i nostri fratelli e sorelle che verranno in questa casa siano assistiti dalle persone e da tutto lo staff medico con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine, perché rientrando nelle proprie case fisicamente e spiritualmente ristorati lodano ogni giorno la tua misericordia per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. La preghiera che tutti conosciamo e che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nessuno, voi tutti qui presenti,
scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Diciamo, buongiorno a tutti, grazie di essere qui oggi presente, saluto le autorità civili, militari e religiose. Credo che oggi le istituzioni diano un segnale importante, perché l'assegnazione di un bene confiscato non è solo un gesto che ha un alto valore simbolico, anzi, al contrario, credo che sia un gesto che ha un grande valore concreto, verso un segnale quindi concreto verso la comunità tutta e soprattutto verso i giovani, perché è un bene che è appartenuto alla criminalità organizzata, all'andrangheta, alla mafia, e viene sottratto e successivamente recuperato e riutilizzato per finalità sociali. Il comune di Bova Marina 2 anni fa era governato da una commissione straordinaria, quindi una commissione che si era insediata a seguito di uno scioglimento per infiltrazione mafiosa. Oggi c'è un consiglio comunale, un'amministrazione comunale eletta dai cittadini, e dopo 2 anni quindi viene, diciamo, c'è un gesto di una portazione di legalità. Il comune di Bova Marina è il primo bene che il comune di Bova Marina assegna, il bene confiscato, ovviamente è il primo e non sarà l'ultimo, perché non per fare propaganda, perché non è questa la sede, l'amministrazione sta svolgendo un'azione incisiva tesa al recupero e al riutilizzo dei beni confiscati. Abbiamo richiesto, quindi abbiamo sollecitato l'assegnazione di altri beni. Un bene a brevissimo sarà assegnato, perché abbiamo già espletato la procedura di evidenza pubblica. L'Agenzia Nazionale giorni fa ci ha notificato il decreto di assegnazione di altri 6 immobili, sempre sul lungomare. Siamo in attesa dell'assegnazione di un ulteriore immobile. Io ovviamente non la faccio lunga, voglio in ultimo ringraziare il Presidente della Corte d'Appello, dottor Gelardis, per la sua presenza, che ci onora tutta la cittadina di Bova Marina, ma lo voglio ringraziare soprattutto perché da Presidente del Tribunale, e ancora oggi da Presidente della Corte d'Appello, è stato il fautore, il promotore della costituzione di un tavolo tecnico per la gestione dei beni confiscati, proposta che poi è diventata realtà. Hanno aderito tanti enti, tra cui il Comune di Bova Marina, e grazie a questo tavolo, dove si affrontano anche questioni, problematiche di natura tecnica, di natura normativa, ha consentito abbreviare i tempi di assegnazione, che, come vi dicevo prima, tutti questi beni che il Comune ha avuto assegnato, c'è stata un'accelerazione dopo che il Comune di Bova Marina ha aderito a questo tavolo. Quindi come sindaco, ma soprattutto come cittadino calabrese, Presidente, la ringrazio e le cedo anche il microfono. Grazie sindaco. Lei lo diceva, sono qui più che altro a rappresentare la presenza del Tribunale per l'istituzione del tavolo tecnico, e anche uno dei preparatori e dei costitutori di Civitas Rosa. Perché? Perché qui si realizzano assieme due finalità. Una è quella evidente della riutilizzazione a fini sociali di un bene appartenuto meglio alla 'ndrangheta, alla criminalità organizzata. E non c'è niente di più evidente rispetto a quella che è la funzione proprio della giustizia, che sottrarre i beni a chi legittimamente li detiene e ridarli ad una funzione sociale. E questo è l'aspetto preeminente che con le misure di prevenzione si realizza.
La seconda finalità è quella di beneficenza che vuoi fare, di soggetti sociali deboli, di fasce sociali deboli, che non è meno rilevante e meno importante, anche se spesso è più sotterranea e meno evidente. Questa cosa, mettere assieme queste due finalità, secondo me è una cosa molto importante e che va stigmatizzata soprattutto dalle nostre parti e dalle nostre realtà. Quindi va a merito dell'amministrazione aver deciso questa destinazione dei beni, e va a merito non soltanto mio, ma di tutti coloro che partecipano al tavolo tecnico di prevenzione, contribuire a questa accelerazione nelle procedure di destinazione e di assegnazione. Grazie a tutti, sono molto contento di essere qui. Scusi, faccio anch'io una breve domanda, mi devo leggere per accorci i tempi. Un saluto di un riconoscente ringraziamento da parte della Fondazione Marino alle autorità presenti a questa cerimonia di inaugurazione di questa casa vacanze per persone con autismo e le loro famiglie. La Fondazione Marino, con sede a Prunella di Merito Portosalvo, svolge un servizio residenziale a favore di persone, adolescenti ed adulte con autismo e situazione. Si tratta di una onlus con personalità giuridica che è strutturata come un'impresa sociale più che come un'impresa che opera nel sociale. Purtroppo questa importante classificazione non è stata recepita dalle normative che regolamentano la vita degli enti del terzo settore e non è perciò incentivata come si meriterebbe. Non è una questione di lessico, ma si tratta di una differenza sostanziale tra quella impresa che nasce per assistere persone con disabilità ed è gestita dalle stesse persone assistite oppure dai loro familiari, e quella che invece espleta servizi a favore delle persone con disabilità all'interno di una logica di profitto, seppure governata come onlus. La Fondazione Marino è accreditata con la Regione Calabria e combatte quotidianamente su molti fronti per difendere la sua sopravvivenza e garantire un futuro dignitoso ai nostri ragazzi residenti, che paradossalmente sono però considerati dei privilegiati rispetto ad un esorbitante numero di persone bisognose di assistenza che vivono ancora in case assistite da una famiglia che non è più in grado di farlo. Si stima un bisogno di un migliaio di persone che aspettano servizi dedicati per l'autismo solo nella nostra regione. Siamo determinati a difendere i loro diritti e pretendiamo solidarietà. Ma non saremmo giusti e credibili nello esigere solidarietà se non fossimo disponibili noi stessi ad offrire la nostra solidarietà a chi ha ancora più bisogno di noi. Nasce così la prima esperienza con la realizzazione della locanda Tre Chiavi. È una mensa solidale che offre un pasto alle persone bisognose ed allo stesso tempo sperimenta solidarietà e emancipazione, che sono poi il significato delle Tre Chiavi. Negli anni la Fondazione ha assistito gratuitamente decine di persone provenienti da ogni regione d'Italia, con valutazioni e diagnosi e spesso con il ricovero temporaneo per dare sollievo alla famiglia ed intervenire sui comportamenti disadattivi. In mancanza di strutture adeguate, quello del ricovero temporaneo è un grande sollievo per le famiglie e per le stesse persone con autismo che hanno bisogno di evadere dall'ambiente familiare. Non si poteva perciò rimanere indifferente di fronte a questa esigenza e così è stata colta l'opportunità di usufruire di questo bene confiscato assegnatoci dal Comune di Bova Marina dopo un regolare bando di gare. Registriamo già delle persone, delle persone in lista di attesa e siamo certi che il bene confiscato sarà pienamente utilizzato per lo scopo che ci è stato assegnato, anche se questo primo anno rischiamo di scontare il ritardo di apertura rispetto ad una programmazione che di solito le famiglie organizzano nei mesi invernali. Siamo coscienti della responsabilità sociale ed amministreremo questa struttura come siamo soliti fare: etica nella gestione e massima trasparenza nella scelta dei collaboratori e dei fornitori di servizi. Per le persone con autismo questa sarà certamente un'occasione di sollievo, ma per questa comunità, in nome della quale condurremo questo servizio,
La casa vacanze rappresenta l'impegno sociale della Fondazione Marino a dimostrazione che è possibile realizzare un progetto sostenibile avvalendosi di organizzazioni locali. Per fortuna non è più necessario come un tempo importare la cultura della legalità e dell'antimafia, e le istituzioni fanno bene quando scelgono di affidare i beni confiscati alle organizzazioni locali. Qualche volta forse si rischia il fallimento dell'impresa, ma mai il tentativo di emancipazione e di riscatto sociale. Si ringrazia particolarmente il sindaco Gamboa Vincenzo Lupi per aver creduto nel nostro progetto e ringrazio il dottore Gerardis e tutti gli avvocati. Ringrazio anche il dottor Gerardis che ha voluto premiare questo impegno con la sua presenza. Ringrazio Paola Carbone e ringrazio Daniele De Blasio, tutti appartenenti a Civitas, un'associazione che sul territorio sta facendo grandi cose e che non poteva mancare una giornata come questa, che per noi è di grande gioia e soddisfazione. Io parlo a nome del distretto 2100 del Rotary International, di cui curo la progettualità relativa all'autismo. Porto quindi saluto il nostro governatore Giorgio Botta, che non può essere presente. Vedo il sindaco di Rovudi, per Paolo Zavettieri, che ci ha raggiunto in questo momento, lo salutiamo per nome di tutti. E noi abbiamo avuto l'opportunità di fare del service a un certo livello grazie alla Fondazione Marino, a Giovanni Marino, che è il presidente, nonché il socio del Rotary Club Reggio Calabria Est, di cui fanno parte il nostro past president Natalino Foti, il direttore sanitario della Fondazione Marino, e Alessia Novarelli, che è una psicologa. E noi ringraziamo loro perché ci consentono di spendere su questo territorio le nostre energie. E li supportiamo nella locanda Tre Chiavi, che è il nostro anche punto Rotary, e in tutte le iniziative, compresa questa, che sull'autismo, voglio dire, dicono una parola molto, molto importante. Quindi io non rubo altro tempo, vi ringrazio per questa opportunità che ci avete dato di essere utili, come è giusto che sia per una soluzione di service di grande livello come quella del Rotary. Vi ringrazio e una buona giornata a tutti.